Ciao, oggi ho deciso di girare questo video per sottoporvi una riflessione. Pensiamo, come diciamo, luogo comune che un corpo efficiente sia un corpo che riesca a produrre forza, una quantità di forza magari eccessiva, in un determinato gesto. Siamo sicuri sia davvero così? Ho sempre pensato che un corpo in equilibrio, un corpo efficiente, non sia un corpo che riesca a produrre tanta energia e quindi tanta forza, ma in realtà un corpo efficiente, dal mio punto di vista, è un corpo che riesca a dissipare energia. La mancata fluidità di movimenti, la mancata dissipazione di un'energia accumulata, a parer mio, è la causa che provoca, danni, posturali, danni strutturali. Un esempio lampante è una disciplina come il parkour. Pensateci un attimo, un uomo si lancia da 10 metri, impatta al suolo e non riporta nessun danno. Se notate bene, il corpo appena impatta al suolo fa dei movimenti tali da rendere fluido l'atterraggio. Ecco, sono questi movimenti che dissipano l'energia ed è proprio questa dissipazione di energia che non provoca danni strutturali. E quando parlo di energia, parlo di quelle forze che, se accumulate, come il peso, l'accelerazione di gravità, in un impatto, ad esempio, col suolo, avrebbero provocato dei danni. Ora, perché tutto ciò? Immaginiamolo nello scenario comune, quindi di vita quotidiana, ma come anche nello sport. Ogni gesto è seguito da un precaricamento per generare forza e quindi energia, per poi compierlo in modo efficiente. Ora, un corpo in equilibrio, oltre a generare tanta energia, ad esempio in un gesto sportivo, è anche in grado di dissiparla, altrimenti questa energia si accumulerebbe, rimarrebbe, passatemi il termine, incamerata e di conseguenza potrebbe arrecare dei danni, un po' come avviene nel colpo di frusta. Non ci sono, diciamo, dei danni evidenti, emergenti da risonanze, RX o quant'altro. Ma abbiamo pazienti che soffrono di vertigini, di nausea, e tutto questo magari è stato dovuto proprio a questa energia incamerata. Ovviamente tutto questo perché? Perché credo che i trainer non dovrebbero mirare solamente a allenare i soggetti cercando di far produrre una maggiore forza, bensì allenare, ad esempio, le catene miofasciali nel ruolo principale per cui sono state concepite, potrebbe essere una chiave per un esercizio terapeutico, ma soprattutto preventivo. Studiare quindi i pattern di movimento di ogni catena miofasciale e cercare di coordinarla e di farla lavorare in concomitanza con le altre credo sia forse una soluzione più opportuna nell'esercizio terapeutico. Ecco quindi, secondo me, a cosa dovrebbe mirare un vero trainer. Non solo ad allenare il gesto e quindi far produrre tanta forza, che non è sempre sinonimo di efficienza, bensì allenare il contesto miofasciale nella fluidità di movimento che porta alla dissipazione di energia. Questa è la riflessione che voglio portarvi oggi. Questo credo che sia, potrebbe essere una chiave di lettura, per i trainer, per i colleghi che lavorano con gli approcci, diciamo, posturali, ma anche di strength conditioning, quindi che allenano, che preparano atleticamente i soggetti. Quindi il mio obiettivo è quello di sottoporvi questo tipo di riflessione. Mi farebbe piacere che scriveste nei commenti le vostre esperienze, quali sono le vostre considerazioni, se avete già pensato a questo concetto o se vi ho, diciamo, stimolato a cambiare un po' il punto di vista della situazione. Vi ringrazio e vi auguro buone feste. Ciao.